con il supervisore generale Michele Ferraro, una partita tirata, vinta 3-2 contro un'ottima Cantù. Una partita molto tesa, come non capitava veramente da tanto tempo. È stata una partita che abbiamo sentito veramente tanto, una partita persa, diciamoci la verità, era una partita persa. E poi non so con quale stato d'animo saremmo andati ad affrontare il ritorno mercoledì a Cantù, non lo so proprio. Diciamo che un po' di fortuna l'abbiamo anche avuta, perché avevamo tanti punti sotto e l'avevo vista proprio nera nera. Sul 6-12 cosa è successo nel quarto set? L'avevate persa la partita? Nella vostra testa? La partita nella nostra testa chiaramente era persa, ma secondo me anche i giocatori erano un po' frastornati, c'erano una serie di errori consecutivi, per cui non pensavo io che ci saremmo potuti riprendere. E invece poi lo sport in questo modo, spesso ci è capitato negli anni passati, anche questa volta, e quindi siamo riusciti a recuperare, abbiamo vinto secondo me meritatamente, perché poi quando tu recuperi una partita del genere, recuperi tutti questi punti e riesci a vincere al tie break ed arrivare anche con tranquillità e devo dire anche con freschezza, alla fine non abbiamo accusato stanchezza nell'ultimo set, allora lì poi è l'apoteosi. Però mi preme sottolineare una cosa che secondo me è fondamentale: stasera la grande mano d'aiuto ce l'ha data la panchina, diciamo, quindi io mi sento di ringraziare tutti, ma in particolar modo quei ragazzi, sia tutti quelli che durante l'anno hanno tirato sempre la carretta. Ora ci sono i playoff, si gioca ogni 3 giorni, ma stasera abbiamo avuto anche la riprova che abbiamo dei giocatori che solitamente stanno in panchina e che sono entrati qua, alla fine hanno fatto la differenza, perché se vai a vedere, Verissimo, Maccarone e Sardanelli, con quella battuta che ha fatto, alla fine vanno a fare la differenza. E quindi un plauso principalmente ai giovani di questa società, sulla quale noi abbiamo puntato all'inizio dell'anno, in pochi ci credevano e effettivamente era difficile poterci credere, però diciamo che stasera è la riprova. Ora noi mercoledì andremo a giocarci la partita a viso aperto e quindi speriamo di chiudere lì, perché abbiamo bisogno anche di riposo, abbiamo caricato in questi ultimi giorni, un po' forse anche fisicamente all'inizio e poi moralmente e fisicamente successivamente. Però sai, poi alla fine la pallavolo, lo sport diciamo in generale, ti regala anche queste soddisfazioni, per cui è stata veramente una cosa tirata come non mi capitava veramente da tanti e tanti e tanti anni. Grazie avvocato, e incrociamo le dita per mercoledì. Grazie a voi, grazie a voi.